Caduta libera per la Wiero Ortona che mette in fila l'ottavo disco rosso consecutivo. Riprende fiato invece Cerignola che alza braccia al cielo e abbandona l'ultima piazza. 83-79 il finale con gli abruzzesi che riescono a dilapidare un vantaggio che è arrivato addirittura a più 18. L'inizio di gara sorride agli ospiti, ma la reazione dei padroni di casa non si fa attendere. Il primo quarto termina in perfetta parità 18-18 al tramonto della prima sirena. Il secondo periodo vede Ortona determinata con un progressivo allungo, anche se Cerignola resta sempre a galla sul 45-38 all'intervallo lungo. Il terzo potrebbe sancire la svolta della gara con Ortona che prende un vantaggio interessante sulla doppia cifra. La partita è vibrante quando i pugliesi reagiscono con rabbia. Ortona però non molla e tiene botta ai tentativi di rientro dei cerignolani. Il terzo quarto termina sul 65-55 per la Wir, che cede incredibilmente nel momento clou. Il quarto periodo è infatti una solo bianco-azzurro. Le triple di Colonnelli, Marchetti e Capitan 13 portano Cerignola al compimento della rimonta, con Ortona che evapora soprattutto dal punto di vista mentale. 83-79 il finale, proprio quando ci si aspettava il ritorno alla vittoria. La Wir Ortona Costa di Trabocchi resta ultima. Bisognerà lavorare sodo sulle menti di chi ha stupito nella prima parte per poi perdere la bussola. Il play Gianluca Marchetti. Dobbiamo cercare di essere più concentrati, è una sconfitta che pesa. È lungo ancora il campionato, ma dobbiamo darci una mossa subito. A partire da domani mattina o domani pomeriggio, e un passo alla volta, bisogna ripartire con l'entusiasmo, la grinta e la cattiveria e la voglia di aiutare il compagno a liberarsi da un blocco, la voglia di aiutare a rimbalzo un compagno, la voglia di recuperare un aiuto difensivo di un compagno che si è fatto battere. Luca, ma nel quarto cosa è accaduto alla sua squadra? Siamo crollati perché dobbiamo avere delle certezze, che sono i giochi che facciamo di più in settimana e che dobbiamo portarli a termine. E in difesa, se subiamo dei canestri semplici o di mancata voglia, gli avversari si galvanizzano e noi ci affossiamo, e quindi diventa tutto un tunnel poi.